Santino Morabito, presidente della quinta circoscrizione, proviamo a fare un focus sullo stato di salute del torrente Annunziata. Non a caso cominciamo proprio da uno dei punti più alti del torrente Annunziata. Noi di fatto in questo momento siamo in mezzo al torrente, anche se non sembrerebbe. Sì, noi siamo con i piedi sul greto del torrente. Faccio presente che ancora oggi questa strada, che chiamiamola strada ma di fatto non è una strada perché è il letto del torrente, viene percorsa quotidianamente da 30 famiglie, che sono le famiglie che abitano la cooperativa Futura, per raggiungere la propria abitazione. È una situazione molto simile a quella che 20 anni, quasi 20 anni fa, 18 anni fa, costò la vita alla famiglia Carità, perché in quel caso la famiglia fu raggiunta dalla furia del torrente in piena mentre cercavano di raggiungere la propria abitazione attraversando il greto del torrente. Questo è il punto in cui avvenne quella tragedia terribile 18 anni fa della famiglia Carità. Negli anni successivi venne fatta un'opera di sistemazione qui del torrente, lo vediamo, un'opera fatta bene però... Il greto del torrente è tutto un unico tappo di vegetazione, come si vede qui è salendo per centinaia di metri. Qui siamo invece proprio sul viale Annunziata, la parte visibile che tutti i cittadini vedono del torrente Annunziata. C'è un progetto, o c'era un progetto, per il rifacimento della copertura del torrente, che la vediamo terremotata, possiamo dire così, completamente distrutta. Che cosa è successo? Il progetto c'è ancora, diciamo che probabilmente c'era una volta un finanziamento, verrebbe da dire, in occasione di un tavolo tecnico che si è tenuto due settimane fa al Dipartimento di Protezione Civile, siamo venuti a conoscenza del fatto che l'opera, i lavori per il rifacimento del greto del torrente, che prevedevano anche una parziale copertura, sono passati da categoria finanziata a categoria finanziabile. Nessuno fino adesso ci ha spiegato per quale motivo. I fondi, 32 milioni di euro provenienti da Telesicura, non sono stati dirottati su altre opere, mi risulta, su altri territori, in altri comuni, non su Messina, e quindi sembrerebbe sia saltata sia la copertura per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di ingegneria idraulica sul versante del Visconte, sia quelle sul torrente Annunziata. Si è espresso anche il Genio Civile riguardo a questo ammaloramento della copertura del torrente. Che cosa dice? Queste spaccature, queste crepature del letto in cemento del torrente fanno sì che l'acqua si infiltri sotto il greto e vada a minare la tenuta, la stabilità delle spalle del torrente, e questo può causare un rischio notevole. Da qui l'evidente necessità di intervenire su questo torrente.